Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa direttamente da Oasi Park per la Befana del poliziotto Consap e mi trovo qui con il gran cerimoniere della notizia famosissima e importante Norman Academy. Mi trovo qui con Riccardo Giordani di Willeburg. Ciao! Ciao caro! Eccoci qui. È un piacere. Il piacere è mio avere una persona come a te importante che fai e fate tante cose importanti. È importante l'Accademia. Noi cerchiamo di fare delle cose buone con l'Accademia, per cui la nostra importanza è di riflesso. Nessuno di noi ama fare la prima donna, ma ci piace sapere che dove abbiamo strappato un sorriso a un ragazzino o qualcosa, noi c'eravamo in mezzo. Questo è il discorso. Cioè solidarietà fine a se stessa, non perché ci debbono dire grazie, premi, medaglie, no, assolutamente, anche perché il ringraziamento migliore è quello che trovi dentro te stesso la mattina quando devi fare la barra. Io ancora mi trovo simpatica, se io che qualcosa con il segretario generale riusciamo a farla. Il giorno che mi guarderò male da solo, allora sai, ma dovrò difficile. Fermarmi, ma è difficile, è quasi impossibile. Ci proviamo. E abbiamo qui il segretario, qui generale. Vincenzo, generale Vincenzo Cortese, prego. Ecco, ciao qui a tutti. Vincenzo, ciao a tutti, ringrazio sempre il salutatore che è un grazie. Grande amico, per me è un grande, è una grande piacere, persona che lo vediamo sempre con onore. Tanto piacere, e ripeto quello che ha detto Riccardo, che con la Norman Academy facciamo delle opere umanitarie, ma per altre, non per un piacere nostro. No, e questa è la cosa più importante, dare e riconoscere, che è una cosa veramente bella. Guarda, come dicevo stamattina, parlando prima, praticamente il giorno che riceveremo qualche ringraziamento dall'Australia avremo fatto il giro del mondo del sorriso. Gli altri quattro continenti, grazie, ce l'hanno detto, e chiaramente è gente che lo conoscevamo, certo. Però ci siamo arrivati, quello che c'era da fare l'abbiamo fatto, nel nostro piccolo abbiamo fatto qualcosa, abbiamo dato sollievo, abbiamo costruito qualche cosa, per cui diciamo che l'Accademia, che in 20 anni è passata da 100 persone a 4.000 e non solo in Italia, dice la sua, piano, cresce piano piano, però cresce, piano, l'importante è quello, non ci sono passi indietro, non ci sono stati, e non riusciremo, nessuno riuscirà a farceli fare, perché quello che facciamo socialmente è a posto, è inattaccabile. E seguiamo così. Io vi ringrazio. Grazie, e vi faccio augurio di continuare sempre così. E se permette, do un bacio. Ah, come no, ben volentieri, grazie. E abbiamo qui anche Guglielmo Frasca. Guglielmone, ecco qui. Grande. Ciao, grande, ecco. Amico, vieni Vincenzo, vieni, dove vai? Allora, facciamo un saluto a tutti quanti, ai bambini, a chi ha più necessità di avere calore, di avere umanità, di avere tanto, e a tutti i simpatizzanti, i fan della Norman Academy. Hai parlato di bambini? Solo sì. Un consiglio, andiamo a vedere negli anni 60 e 70 le famiglie come curavano i bambini. Manca qualcosa, forse dobbiamo l'Italia, amico mio. È il caso di andare a vedere come era cresciuta l'Italia. Ecco, perciò questo è un messaggio importantissimo. È molto preciso questo messaggio. Buona Befana a tutti. Buona auguri. Befana a tutti, auguri, e una sorpresa per voi che ve lo meritate. Oh, che bello. La manina del salutatore. Benissimo. A te Riccardo, e poi ecco qui a Vincenzo, ed ecco anche per Guglielmo, così possiamo salutare tutti quanti. Ciao. Ciao.